Buongiorno a tutti, naturalmente un benvenuto a questa decima sessione di tecniche topografiche di geodesia spaziale, strumenti e metodi per il trattamento dei dati. Grazie, io passerei all'ultimo intervento, presente il dottor Crovetto, campo prova topografico a norma ISO 17123 in Genova. Allora prego, dottor Crovetto, si accomodi. La parola al relatore. Prego. Buongiorno, sono il geometra Crovetto del Collegio dei Geometri di Genova, insieme al collega Claudio Picardo e agli ingegneri Bianca Federici e Domenico Sguerzo dell'Unità di Genova. Ecco. E Tiziano Cosso e Roberto Marzocchi della spin-off dell'Università di Genova GTR, abbiamo realizzato un campo prova topografico nel comune di Genova. L'idea di realizzare il campo prova, vedremo lo studio e le ricerche delle normative che abbiamo seguito per la progettazione, la costruzione, le prove che si possono effettuare, una campagna di misure zero e la maniera in cui abbiamo cercato di rendere fruibile il campo prova. Allora, l'idea di realizzare un campo prova nasce stimolata dalla definizione di un progetto che ha fatto il Consiglio Nazionale dei Geometri, che ha voluto definire degli standard di qualità riferiti alle attività professionali più ricorrenti. Sono state elaborate insieme all'Uni 48 specifiche divise in tre macro aree che sono edilizia urbanistica, estimo e attività peritali e geomatica e attività catastale. Queste specifiche prevedono nel campo che ci interessa a noi, quindi della geomatica e attività catastale, che il topografo debba avere la capacità di valutare se la strumentazione che sta usando è conforme alle precisioni richieste dall'incarico ricevuto e deve essere anche in grado di avere la capacità di verificare la taratura dello strumento che sta utilizzando. Noi abbiamo fatto allora alcune ricerche normative diciamo in seguito all'esigenza di costruire questo campo prova ed è emerso che la normativa ISO 17123 fissava dei parametri precisi per la prova degli strumenti topografici. Abbiamo acquisito la normativa che è divisa in vari capitoli a seconda degli strumenti presi in considerazione, quindi noi abbiamo acquistato la normativa per poter verificare il livello, il teodolite, quindi angoli orizzontali, angoli verticali, il distanziometro, la stazione totale e il GNS in real time. Studiata la normativa, c'è stato il problema di trovare un sito adeguato alla monumentazione del campo prova. La normativa dava delle prescrizioni abbastanza rigide e difficili da trovare in un ambiente che possa essere fruibile, aperto, quindi disponibile a tutti. Adatto diciamo ad essere utilizzato facilmente. Abbiamo individuato questa zona qua nei pressi del casello autostradale di Genova Bolzaneto, in una zona che è stata recentemente interessata da un'opera di urbanizzazione, quindi speriamo che rimanga diciamo stabile per un pochettino di tempo. Dopodiché abbiamo dovuto fare un'analisi dei costi e dobbiamo ringraziare alcuni sponsor che hanno permesso la costruzione del campo prova, che sono Geomax, Leica, Topcon e Trimble. E ora passiamo a vedere come abbiamo costruito il campo prova, diciamo. Questa qua è una diapositiva che individua tutte le costruzioni che abbiamo fatto nel campo prova. In particolare abbiamo realizzato tre pilastrini in cemento armato, sei piastre da monitoraggio, che sono state monumentalizzate sull'argine del fiume del Torrente Secca.
Sono stati fissati 5 prismi da monitoraggio, 9 target e sono stati infissi a terra 11 chiodi. Vediamo brevemente le prove che possono essere effettuate. Abbiamo detto la verifica del teodolite, quindi la verifica degli angoli azimutali. Dal pilastrino S1 bisogna rilevare i target o i prismi fissati nei punti B1, B2, B3, B4 e B5. Ogni prova è divisa in... prevede due tipi di modalità, la semplificata e la completa. La semplificata è, come dice la parola, è leggermente più breve, meno onerosa a livello di tempo e dà un'indicazione, una stima di quello che può essere l'incertezza di misurazione dello strumento, mentre la prova completa dà dei risultati più accurati. Per la verifica degli angoli zenitali sono stati infissi sullo spigolo di una torre in uno stabilimento industriale 6 target. La prova richiedeva che ci fosse un'ampiezza di misura di 30 gradi ad una distanza di circa 50 metri dall'oggetto del rilievo. Poi possiamo verificare la precisione del distanziometro con una procedura semplificata, quindi facendo stazione nel pilastrino S1 misuriamo le distanze dei punti B4, B5, B6, B7, sono tutti dei prismi da monitoraggio e hanno distanze comprese fra 20 e 250 metri. Sempre per la verifica del distanziometro noi possiamo effettuare una verifica del zero point error, quindi posizionare lo strumento sul pilastrino S1 e misurare dei prismi montati su cavalletti sui punti C7 e C8, e quindi dobbiamo avere la somma delle distanze S1, C7 e C7, C8, deve essere uguale alla distanza S1, C8. Poi abbiamo una verifica delle distanze complete, in questo caso c'erano da posizionare 7 diciamo punti stabili e fissi durante le misurazioni, non abbiamo potuto fare 7 pilastrini, quindi abbiamo messo 6 chiodi e sfruttiamo una piastra presente, e su questi chiodi bisogna montare 7 cavalletti con 7 basette, e alternativamente lo strumento deve essere montato prima in posizione C1 e misurare tutte le distanze spostando il prisma, bisogna utilizzare sempre lo stesso prisma, insomma... verificare diciamo queste 21 distanze. Poi abbiamo anche una prova per la verifica della stazione totale. E questa prova qua diciamo comprende tutto l'insieme della stazione totale, quindi è influenzata da errori angolari di distanze. E, diciamo da 2 pilastrini bisogna misurare alternativamente il prisma montato su 2 piastre, la P4 e la P5. E vengono confrontate le distanze e i dislivelli misurati dalla prima stazione rispetto a quelli ottenuti dalla seconda stazione. Esiste anche una prova completa che viene aggiunto un ulteriore punto di stazione, il C11, e un'ulteriore piastra da rilevare posizionata sul punto P6. Abbiamo previsto anche una prova per la verifica dei livelli. Anche questa è divisa in 2 modalità, semplificata e completa. La modalità semplificata prevede di rilevare il dislivello tra 2 borchie che sono state montate sulla base dei pilastrini S2 e S3, prima per 10 volte dal mezzo e poi per 10 volte da un estremo. Vengono fatte dei confronti fra le misure ottenute. E poi abbiamo sempre per il livello una misura completa, invece si fa una livellazione solo dal centro ed è previsto un numero più importante di misure, 40, diciamo divise in 2 set da 20 misure, ogni cambio di set bisogna spostare la stadia, invertire le 2 stadie. Ogni misura che viene fatta del dislivello bisogna spostare leggermente la posizione del livello per consentire la lettura a porzioni diverse della stadia. Alcune prove, come quelle semplificata del distanziometro, prevede quella del GPS prevede la misura
il confronto con misure campione. Quindi noi abbiamo richiesto alle ditte che ci hanno supportato nella costruzione del campo prova di intervenire con la loro strumentazione, diciamo, più accurata per effettuare questa prima serie di misure. Sono intervenuti i tecnici della Topcon e della Leica con i loro strumenti, abbiamo fatto le misure, ora le stiamo analizzando in questi giorni e quindi avremo la misura campione da confrontare con le misure ottenute dagli strumenti dei singoli utilizzatori. Poi ci siamo focalizzati sul problema di rendere fruibile il campo prova. Quindi per ogni tipo di prova da effettuare sono state realizzate delle monografie con delle istruzioni precise sui calcoli da fare e con delle tabelle che consentissero di rispettare l'ordine delle misure da effettuare. Poi è stato costruito un sito internet dove all'interno del sito, oltre a tutte le specifiche, tutte le istruzioni, le monografie delle prove, è possibile inserire i dati ottenuti dalle misure in campo e poi ottenere il calcolo per la definizione dei risultati ottenuti. Quindi diciamo l'utente deve solamente andare lì, fare le misure come prescritto dalla normativa e come inserite nelle monografie della prova, inserire i dati sia manualmente, ora stiamo cercando di avere un'implementazione anche con un file di dati, si era pensato di sfruttare la tipologia DAT, quindi quella tipica del catasto, per fare in modo che sia, diciamo, utilizzabile da tutti, per poter inserire automaticamente i dati all'interno del software. E l'inaugurazione del campo prova verrà fatta alla fine di novembre e quindi, diciamo, dai primi di dicembre può essere diciamo, utilizzato da tutti, è in un sito aperto, non bisogna fare niente, bisogna andare lì e fare le misure. Ecco. E questo campo prova qua verrà utilizzato oltre che dai singoli professionisti che vogliono andare, anche da alcuni, anche a scopo didattico, perché noi come Collegio dei Geometri e Università facciamo anche delle collaborazioni con gli istituti tecnici dei geometri, con le classi quarta e quinta, per portare i ragazzi un pochettino più sul campo a misurare. La possibilità di avere questo campo prova apre tantissime, cioè apre varie possibilità di studio, di prove, di toccare con mano alcune differenze tra risultati, strumentazioni diverse, insomma si può veramente dare inizio a importanti progetti. Basta, ecco, è finito. Grazie. Allora, ringraziamo il geometra Crovetto per questa, direi, bella iniziativa e soprattutto per la disponibilità poiché date per le prove degli strumenti. Sono le 11:04, per cui siamo perfettamente in tempo, c'è tempo naturalmente per delle domande all'ultimo relatore, oppure ai relatori precedenti, che sono ancora in sala. Dottor Renzo Maseroli, come sempre, se ti accomodi al bancone. Il confronto anche per gli angoli sia azimutali che zenitali si fa attraverso valori già misurati? Il confronto viene fatto solo per le distanze, per il distanziometro e poi per la prova del GPS, che quindi viene misurato in RTK con una procedura, con varie sessioni, poi il risultato ottenuto viene confrontato con la stessa distanza di dislivello misurata con la stazione totale che abbiamo fatto nel campo prova, che abbiamo fatto nelle misurazioni zero. Invece per la misura degli angoli azimutali e zenitali viene fatto un confronto solamente su coniugate, ripetizione delle misure. Ecco, poi diciamo, non ho detto che questa normativa qua ISA è quella che usano le case costruttrici per classificare i loro strumenti. Quindi ora noi, il nostro input è quello solamente di far provare lo strumento e far accendere un campanello all'utilizzatore, perché poi magari mandi in assistenza lo strumento se effettivamente lui pensa di avere un tipo di strumentazione che poi lavora diversamente. E nel caso di strumenti di alta gamma come TST30, ad esempio, che ho visto della Leica,
si confronta con un campione della stessa qualità. Sì, noi per far sì, beh, certo, lì il confronto, cioè, diciamo, prova, allora, è diciamo che più di così non potevamo fare. Certo. Noi per far questo abbiamo chiesto alle case di venire con uno strumento, diciamo, col massimo che avevano, cioè, e uno strumento appena diciamo verificato, controllato da loro. Quindi l'utilizzatore del TS30 comunque può confrontare il suo dopo magari 6 mesi dall'ultima verifica con uno con risultato avuto. Grazie. Prego, prego. Benissimo. E la differenza fra la prova completa e la prova semplificata, e se entrambe sono supportate poi dalla norma ISO? Sì, la norma ISO prevede proprio questa, diciamo, questi due tipi di prove. Perfetto. Ancora professoressa Sandra? Mi chiedevo se questo campo è comunque protetto o se comunque prevedete di verificare periodicamente le misure di riferimento. Il problema è stato affrontato, diciamo, in fase di progettazione, perché c'erano due cose importanti da tenere in considerazione, che il fatto di averlo sicuro, tra virgolette, rendeva obbligatorio farlo in una proprietà privata chiusa. E quindi intanto era difficile trovare una proprietà a Genova così estesa. E poi comunque diciamo l'utente avrebbe dovuto chiedere dei permessi per accedere, avevamo pensato alla Fiera del Mare, insomma rendevano poi difficile il fruimento del campo prova. Invece per quanto riguarda il mantenimento, noi abbiamo pensato di conservare le misure che l'utente inserisce dentro e quindi poter verificare, per esempio, quelle delle distanze, per poter verificare se c'è una deriva di queste misure, potrebbe essere successo qualcosa al pilastrino o ai prismi, diciamo, che abbiamo messo sugli argini del muro, e quindi magari andiamo a verificare se è successo qualcosa. Quindi noi, diciamo, per curarlo... Sì, potrebbe succedere qualcosa allo strumento, però se tutti vanno poi in una certa direzione le misure, allora abbiamo pensato che il campanello suonerà a noi e saremo noi a andarlo a verificare, ecco, quindi sfrutteremo un po' questo. Il professore, non ti abituare. Giusto per una curiosità. Visto che intanto mi complimento col fatto che si porta l'utente a prendere un po' di mestichezza con quello che è la misura e la sensibilità di quello che sta utilizzando. Mi chiedevo se, andando un po' verso la fascia più alta degli strumenti, ovviamente tutto diventa più complesso, se avete degli alert per gli utenti circa le costanti dei prismi che stanno utilizzando e le altezze strumentali, cioè se avete delle basette che consentono di... una volta c'erano i misuratori sul collo del centramento forzato con la misura dell'altezza. Adesso sono praticamente irreperibili, non le producono quasi più, ci sono soltanto quelle col bullone fisso. Se avete trovato qualche soluzione per questo? Ma l'altezza strumentale in realtà poi viene, diciamo, perché secondo utilizzata. Delle viti calanti, ovviamente, cambia. Esatto, viene beh, noi abbiamo cercato, vabbè, intanto di mettere le piastrine più orizzontali sì. possibili, le abbiamo monumentalizzate, diciamo, al meglio, ecco. Poi l'altezza strumentale viene inserita in poche prove perché nelle misure degli angoli non è influente. No, se fate le verifiche sulla verifica della distanza prenderemo la distanza orizzontale, quindi l'altezza dello strumento non viene considerata. E la costante dei prismi? La costante dei prismi noi consideremo noi abbiamo cioè i prismi che abbiamo acquistato ce li hanno venduti come a costante zero. Però cosa noi... sempre con lo strumento che state utilizzando voi? Quello è un problemino non indifferente, perché un prisma Leica con una Total Station Topcon ovviamente può avere dei centimetri di differenza. E quindi magari avete una distanza di calibrazione. Loro sanno che la distanza di calibrazione è quella che avete dato come ufficiale. Però dare l'alert all'utente che deve mettersi nelle condizioni di considerare bene le costanti strumentali. Perché... Sì, probabilmente sì. Perché noi, diciamo, ce l'hanno venduti come costante zero e sono prismi, diciamo, non Leica o Topcon, sono, diciamo, dovrebbero essere uguali, però sì, ci hanno già anche nel momento in cui abbiamo fatto le misure zero, Topcon e Leica, e i tecnici che sono arrivati poi hanno detto che potrebbero esserci differenze nell'interpretazione della costante zero del prisma. Ora, quando sviluppiamo le misure, almeno con questi due, vediamo la differenza, ecco. D'accordo.
Altre domande? Altri collaboratori precedenti? Grazie all'Urso. Giusto una curiosità per delle prove analoghe che avevamo fatto di, secondo norme ISO di, in passato di livelli digitali. Avete avuto delle risposte diverse di questi test in funzione della temperatura? Adesso noi diciamo siamo in fase di costruzione, l'abbiamo realizzata, sì. Quindi non abbiamo tante informazioni, tanti test da fare. Diciamo che la normativa ISO prevede che l'utente diciamo conosca il proprio strumento e regoli il proprio strumento dove dà le condizioni con le condizioni di temperatura, umidità e tutto questo. Noi per favorirlo abbiamo preparato una specie di kit dove abbiamo un barometro portatile che l'utente può prendere al collegio dei geometri e portarlo lì. Diciamo che la normativa come filosofia generale avrebbe quella di verificare la strumentazione e i suoi accessori, diciamo, in condizioni normali di utilizzo. Quindi è una verifica diversa da quella che succede allo strumento nel laboratorio in condizioni, diciamo, controllate. Quindi è una verifica che l'utente fa nelle condizioni in cui poi lui va abitualmente a fare i rilievi. Quindi la normativa dice che precisioni sulle distanze si ottengono quando il cielo è nuvoloso, insomma con determinate condizioni ambientali, però poi se i nostri rilievi li andiamo a fare a mezzogiorno sotto il sole, lo strumento ce l'andiamo a verificare a mezzogiorno sotto il sole, perché la filosofia è quella di vedere la precisione reale dello strumento nelle condizioni in cui noi lo utilizziamo normalmente. Quindi se l'utente non è abituato a inserire la temperatura ambientale nello strumento, cioè può farlo quando viene a utilizzare il campo prova, però poi lo deve fare anche normalmente. Cioè, diciamo, una risposta completa, diciamo. Va bene. Allora, naturalmente puoi dibattere con i relatori anche fuori di qua. Io vi ricordo la gita alle 13 in Battello, quindi chi vuole partecipare si iscrive alla reception. Un grazie ai relatori, tutti presenti, un grazie a voi tutti della vostra veramente numerosa presenza e un arrivederci.